Un saluto a tutti i telespettatori dallo Juventus Stadium di Torino. La partita di oggi è tra Juventus e Bologna. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marcheggiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Si schiereranno oggi in campo le due squadre. Buffon difenderà i pali, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Cuadrado, Kwadwo-Asamoah, Pogba, Zaza, Morata, Mandzukic, Paulo Dybala. Si comincia. Kwadwo-Asamoah vuole la profondità. Dybala prova a metterla in mezzo e la difesa se la cava con grande mestiere, la butta in mezzo, c'è la palla lunga in avanti. Ecco Mandzukic. La mette sulla sinistra. Giaccherini. Tegel duro ma efficace. C'è il cross. Pogba. Cerca spazio. Morata. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pallone morbido verso la fascia. La giocata nello spazio, calibra un bel pallone. Attenzione, tentativo verso la porta, evita l'intervento dell'avversario e qui falliscono. La grande occasione è andata esattamente come prima. Il Bologna si propone spesso in avanti in cerca del gol, vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Si sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo, vogliono vincere questa partita e si vede. Allontana il pallone. Parte il cross. Mette fuori il pallone. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. La difesa fa il suo, allontana la palla. La mette sulla fascia. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Marchisio cerca la profondità. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova il filtrante. Si libera la grande. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Morata! Fuori di pochissimo. Diawara cerca di mettere un pallone interessante in aria. Vuole la profondità. Allarga sulla fascia. Riceve il passaggio.
e hanno sfiorato il gol. Salta e colpisce di testa. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Cerca spazio. Gastaldello con l'intercetto. Rossettini con il lancio in avanti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La mette dentro. Zazza, questa palla è per lui. Cerca di servire il compagno in avanti. È buona, si gioca! Pogba prova. Asamoah. Sulla destra. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Concludere. Prova a verticalizzare. Zazza appoggia il pallone largo con eleganza. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cuadrado ha spazio per affondare. Asamoah. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. Kwadwo Asamoah è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Prova un traversone dalla tre quarti. Vuole la profondità. Quadrado. È tutto solo là davanti. Occhio, può andare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E il primo tempo finisce qui. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Prova la giocata nello spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Giaccherini. Safir Taider. Prova destro. Destro. La gioca a sinistra. Filtrante. Safir Taider la mette sulla sinistra. Giaccherini si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Pallone dentro. Contropiede troppo lento. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi.
Marchisio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle, proprio per non correre il rischio di farsi superare con le giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Maglietta. Castaldello. Siamo ancora a reti inviolate e tempo passa. Safir Taider. Hanno provato a farsi avanti con un'azione prolungata, restano però a mani vuote. Vuole la profondità. Pericolo! Maglietta riesce ad allontanare. Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Pogba. Ottimo dai e vai. Tocca con la testa. Palla vagante. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Juventus si porta in vantaggio 1-0. Ed è 1-0, ma c'è molto tempo, la partita è ancora aperta. Meunier spinge sulla fascia destra. Elegante. Occasione, destro. Ha segnato! Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. E ora deve concludere Mandzukic. E c'è il gol della Juve. Ed ecco il gol partita! Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Sono in vantaggio di un gol.
Diawara. Questa è un'azione fantastica. D'altronde conosciamo bene la sua capacità nel saltare l'uomo. Cerca spazio. Giaccherini se l'è bevuto. E passa. Quadrado. Prova la giocata nello spazio. È un grande riflesso qui. Senza dubbio gli avversari ti stanno riservando un trattamento speciale oggi. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse meritava delle attenzioni particolari. Bonucci. Prova a crossare da tre quarti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova il filtrante. Maietta era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Attenzione, c'è agitazione in campo. Bisogna intervenire subito. Qua Samoa. Quadrado effettua un traversone della tre quarti. Numero. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Lemina. C'è fallo. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Lungo passaggio in avanti. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Prova la giocata nello spazio. Vuole la profondità. Cerca spazio. Può calciare a rete. Cerca il tiro. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Se ne va. Hernanes. Tocco morbido. Diawara la mette in mezzo, da lontano. Finisce così, non c'è più tempo. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura, la partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. C'è modo e modo per ottenere una vittoria.